Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Probabilmente conoscerete tutti questo sapone, il famosissimo sapone alga ecologico. Io ne ho comprato un panetto, è anche molto economico questo sapone. Lo taglio a pezzettini e ci faccio delle palline, perché poi preparerò delle dosi che utilizzerò per diversi usi. Il prodotto è molto malleabile, quindi basta scaldarlo nel palmo della mano per creare delle palline che poi andrò a confezionare all'interno della pellicola trasparente. Qui lo sto mettendo direttamente in lavatrice, ho preso una dose, l'ho infilata in lavatrice ed ora faccio il bucato. Lo utilizzo anche per lavare i piatti, lo sfrego un pochino sulla spugna in modo che venga ben impregnata e poi vado a lavare i miei piatti. Come vedete, lava benissimo anche i piatti e le stoviglie in genere. Dopo aver lavato le stoviglie, vado a pulire anche il lavandino e vedrete che otterrete subito un lavandino pulito e lucido. Ovviamente lo utilizzo anche per lo scopo per cui è stato creato, ovvero lavare i panni a mano. Qui c'è una maglietta sporca di mio figlio piena di cioccolato, perché purtroppo quando mangia si sporca tantissimo. Quindi vado a bagnare la maglia, ci sfrego sopra il sapone e poi strofino con le mani. Come vedrete, basteranno pochissimi secondi affinché la macchia scompaia del tutto. Ed ora vado a trattare anche l'altra macchia di cioccolata. Ed ecco qui la macchia completamente scomparsa.
Questo sapone può essere utilizzato anche per pulire il bagno. Io qui ci lavo il lavandino. Potete utilizzarlo anche per pulire i pennelli, potete utilizzarlo per qualunque cosa, c'è chi addirittura lo utilizza per pulire i pavimenti. Bene ragazzi, fatemi sapere come utilizzate voi questo prodotto, se lo conoscevate già e quali sono gli usi alternativi. Io vi ringrazio di avermi guardata, vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!